Innanzitutto vi voglio ringraziare, care amiche e cari amici, perché il 26 gennaio di quest'anno 2021 è stato il mio compleanno ed ho compiuto 52 anni e molti di voi mi hanno fatto gli auguri anche in social media. Ed io non ho fatto quest'anno un video come gli altri anni e mi dispiace, ma non ho avuto tempo. Comunque, se volete farmi un regalo, commentate questo video, condividetelo e cercate di guardare i miei video, commentarli e condividerli. Ed iscrivetevi a questo canale ed azionate la campanella. E se potete, guardate anche i miei video più vecchi, così mi farete un favore. Comunque, adesso passiamo all'argomento, al tema del giorno. Se potete, guardate anche i video che io vi raccomanderò, i video raccomandati che appariranno nelle strisce in alto, e poi diciamo le anteprime a fine di produzione di questo video. È scoppiata la crisi di governo. Già io questo video lo volevo fare da giorni e, come dire, non è stato per me un fulmine a ciel sereno, anzi me l'aspettavo, e come forse molte e molti di voi non se l'aspettavano. La mancanza di governo che c'è stato ultimamente, ma non dalla pandemia ad oggi, da prima della pandemia, cioè dal prima del 2020, è impressionante. Infatti non so se questo governo sta in carica da 2 anni, no, da prima di 2 anni, ma in pratica si è ritornati al tempo della prima repubblica, perché il governo Conte 1 è stato il 65esimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della 18ª legislatura, è rimasto in carica dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019 per un totale di 461 giorni, ovvero 1 anno e 3 mesi e 4 giorni. È stato un governo di coalizione nato da un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Dai colori tradizionalmente adottati da due partiti, il governo è stato spesso chiamato dalla stampa governo giallo-verde. Giuseppe Conte riceve l'incarico di formare un nuovo governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 31 maggio 2018, a cui il giorno stesso propose la lista dei ministri. Il governo ottenne la fiducia del Senato, eccetera, eccetera. Il governo Conte 2, in pratica si ritorna alla prima repubblica, perché c'è stato un governo Andreotti 1, 2, 3, Moro 1, 2, 3, eccetera, fino ad arrivare a 6. Il governo Conte 2 è il 66esimo governo della Repubblica Italiana. Il governo Conte 1 è stato il 65esimo, non so se prima ho detto diverso. Il secondo della 18ª legislatura è un governo composto da una coalizione comprendente Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali, e con anche Italia Viva fino al 13 gennaio 2021. E formatisi in seguito alla crisi che ha portato alle dimissioni del governo Conte 1. In pratica Conte si è dimesso, per riassumere, capito? Dai colori tradizionalmente adottati dai partiti della maggioranza, analogamente al precedente governo giallo-verde, il governo spesso chiamato dalla stampa governo giallo-rosso. Io ho fatto un video su questo, su questi cambiamenti di colore. Questo governo è molto camaleontico. Però, ecco, ho scoperto che Conte ha dato le dimissioni dopo che gli hanno dato
la sfiducia in pratica. Allora, il governo ha ottenuto la fiducia della Camera dei Deputati il 9 settembre 2019 con 343 voti favorevoli e 263 contrari e 3 astenuti, i deputati della SVP. Il giorno successivo ha ottenuto la fiducia del Senato con 169 voti favorevoli e 133 contrari e 5 astenuti. Il 26 gennaio 2021 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato le dimissioni al Presidente della Repubblica. Il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, cioè si è dimesso il 26 gennaio 2021, giusto il giorno del mio compleanno. Non so se per farmi un regalo a me o per farmi un dispetto. Comunque rimarrà in carica e forse ci sarà, preparatevi, un Conte 3. Vabbè, vi volevo dire dei governi Andreotti 1, 2, 3, 4, 5, anche Aldo Moro 2, 3, 4, 5, insomma, che... E qua la storia si ripete perché c'è un Conte bis probabilmente all'orizzonte dopo Conte 1, Conte 2, Conte bis. Io ve l'avevo detto nel 2018, quando c'è stato quello che era il governo Conte 2 o Conte bis, che io non lo sapevo che si chiamasse così, perché se no ve l'avrei già detto. Guardate che qua si ritorna alla prima repubblica, altro che terza, che dopo che si è passati dal governo giallo-verde si passava a quello giallo-rosso, la svolta a sinistra del Movimento 5 Stelle, populista e demagogico, e io ve l'avevo detto che si sarebbe passati a un governo tecnico. Ve l'avevo detto, no? E in pratica un primo ministro che ritorna a governare senza passare per le elezioni e che governa per finire il suo mandato dopo che si è dimesso, dopo che c'è stata crisi, dopo che ha minacciato di dimettersi se non gli davano la fiducia, e dopo che gli hanno dato la fiducia si è dimesso. In pratica, un governo così non dico che sia illegittimo, ma è un governo tecnico, un governo che la gente non ha votato, perché molti pensano, ci fanno pensare i mass media, i mezzi di informazione massivi, che un governo tecnico sia un governo composto da professionisti, per esempio della finanza, come Monti, Tremonti, e non di politici. Invece non è vero, perché anche gli economisti fanno politica, capito? Anche gli economisti fanno politica. Però un governo tecnico è un governo come un qualsiasi altro governo, non è che cambia molto. Che differenza c'è tra un governo e un governo tecnico? Che entrambi fanno politica, entrambi fanno economia, entrambi fanno quello che gli pare poi alla fine, perché è tutto un prendere accordo tra di loro, un fare inciuci, io esco, tu ti dimetti, no, tu rimani, io non mi dimetto, tu fai alleanza con l'altro adesso che io faccio alleanza con questo, tu vai all'opposizione, tutti accordi e raggiri occulti, di cui neanche saprà la Raggi di questi raggiri. Però è così. Noi siamo gli ultimi a essere informati di questi momenti così difficili per il nostro paese. Poi dicono: con la quarantena non si può andare a votare, ma loro riescono a non governare e a fare inciuci e a fare crisi politiche con la quarantena. Perché non si mettono tutti d'accordo per governare? Perché io, come cittadino, con le mie imposte, con i miei dazi, con i miei e contributi, con le mie tasse, li pago a tutti dell'arco costituzionale costituente. Non è che pago solo Conte, non è che pago solo quelli della maggioranza, non è che pago solo quelli dell'opposizione. Per sedersi sui banchi, per scaldarli con le loro natiche, io li pago tutti, siano del PD, PDL, Movimento 5 Stelle, Lega, Salvinisti. Io li pago tutti con le mie imposte, le mie tasse,
e tutto quanto. E quindi loro dovrebbero lavorare loro tutti, anteponendo gli interessi nazionali a quelli di partito, a quelli personali. E invece non succede così. Sono come le vedette del calcio, i giocatori del calcio super pagati che passano il loro tempo facendosi espellere, litigando con l'arbitro e picchiandosi tra di loro, quando i tifosi e le squadre calcistiche, con il denaro delle iscrizioni dei tifosi e dei biglietti, li pagano milioni di dollari e loro si permettono di farsi espellere dal campo di gioco. È veramente uno scempio. Noi tutti con le tasse paghiamo tutti i politici. Che si mettano a lavorare sul serio per far andare avanti questo paese, perché altrimenti, per quanto ci possa essere un cambio di governo, un cambio di maggioranza, un cambio di quello che vuoi, se non c'è un cambio di coscienza nella classe politica italiana, non cambierà nulla. Si cambierà perché tutto rimanga uguale. E questo che non mi piace a me di tutta questa storia. Comunque io ve l'avevo detto. Dopo le elezioni si andrà incontro ad un governo tecnico e così è stato, perché si è passati dal governo Conte 1 al governo Conte 2. Così si è allargato il tempo di governo di Conte, perché insomma si è cambiato maggioranza strada facendo grazie a una crisi aperta dalla rinuncia di Conte e dall'uscita di Salvini, che lui ha voluto far cadere il governo per passare alle elezioni, invece lo hanno gabbato. O forse Salvini ci ha gabbato a tutti, non so, ma sono stati tutti dei Volta Gabbana. E adesso c'è crisi di governo, ma io vi dico che ci sarà un occulto governo tecnico sotto le spoglie di un Conte terzo. Io ve lo dico fin da adesso. Non so voi cosa ne pensate al riguardo, se si debba andare alle elezioni, perché c'è gente che non vuole andare alle elezioni con la quarantena. Tanto la gente può andare in vacanza, al mare, al ristorante e non può andare a votare, che si fanno delle file distanziate, di persone distanziate con la mascherina e con il visore di plastico. Allora io vi dico, voi cosa ne pensate? Ci sarà un Conte terzo? Ci sarà un rimpasto di governo? Ci sarà un rinciuccio come sempre? O si andrà a elezioni? E se ci sarà un Conte terzo, sarà un governo tecnico? Oppure ci sarà un vero e proprio governo tecnico, che poi non c'è molta differenza con i governi normali in Italia? Vi prego quindi di lasciare il vostro commentario sotto questo video, vi risponderò il più brevemente possibile. E poi cercate nel mio canale i video che io ho fatto sul tema della politica e che vi darò appena potrò dei suggerimenti, tanto con i video suggeriti che troverete qua nell'angolo in alto, e con questo formato di video ve ne posso consigliare tre, e poi nelle schede a fine riproduzione video vi lascerò quattro video. Arrivederci e grazie mille per gli auguri che mi avete fatto per il mio compleanno. Ve ne sono molto grato.